con Tommaso Pini alla Fiera della Musica e dello Sport di Parco Prato. Dunque, Tommaso, cominciamo con una domanda classica: per quale motivo hai deciso di partecipare ad un talent show come The Voice? Ma diciamo che è nato tutto un po' come una scommessa. Io ho sempre fatto musica, ho girato abbastanza, tante esperienze di live soprattutto, però non arrivava mai il momento in cui magari qualcuno ti proponeva un contratto o qualcosa. Mi ero rotto le scatole e ho detto proviamo anche questa, e per fortuna è andata bene, diciamo. Senti, quando si partecipa a un talent show, spesso, anche se soprattutto se ci si piazza bene, come è successo a te al terzo posto, si rischia magari di avere un periodo in cui tutti ti cercano e tutti ti vogliono, e poi però si rischia di finire anche nel dimenticatoio presto. Come si fa secondo te per rimanere comunque sulla cresta dell'onda anche dopo che è passato un po' di tempo? Ma allora, sai, queste sono cose che è difficile anche prevederle, dipende dal programma, dal seguito che ha soprattutto il ragazzo in questione, però direi che oggigiorno forse la cosa migliore è sicuramente gestire al meglio i social, perché oggigiorno veramente il social network, YouTube, cioè qualsiasi cosa comunque riguardante la rete, è bene sempre averla sempre attiva, assolutamente. Che tipo di musicista sei? Ma io sono, come posso definirmi, un musicista estremo, ecco, mettiamola così. Estremo non perché faccia metal o chissà cosa, ma perché comunque ho sempre amato osare, sperimentare. Io comunque attualmente sto appunto lavorando al mio progetto che riguarda elettronica, strumenti ad arco, pianoforte, c'è di tutto, insomma. Dunque, hai anche molti progetti per il futuro, ce ne vuoi un pochino parlare, vuoi darci qualche anticipazione? Sì, allora, vabbè, diciamo che quello più principale è sicuramente il mio album. Finalmente, insomma, sono riuscito a trovare un produttore grazie a The Voice, che è Sergio Dall'Ora, che mi accompagnerà anche stasera al pianoforte. E poi, beh, diciamo per scaramanzia non pronunciamo il nome, però tenteremo di entrare ad un festival molto rinomato in Italia, forse il più rinomato, Liguria, città dei fiori. Ok, abbiamo capito. Fai un saluto ai tuoi fans. Ciao Piners, avanti così, avanti tutta.